Senza bavaglio, informazione libera, sempre. Affrontiamo in senza bavaglio un altro tema, importantissimo, i debiti della pubblica amministrazione. Non esistono soltanto i debiti tra i privati, ma ben più gravi e ben più vergognosi, per carità, tutti i debiti sono, le situazioni debitorie sono pesanti, ma ben più vergognosi sono i debiti della pubblica amministrazione nei confronti dei privati. Se io erogo un servizio alla pubblica amministrazione, al comune, alla regione, al governo, a qualsiasi entità pubblica, beh, io devo essere pagato. E se i tempi in cui io vengo pagato, in cui il debito viene saldato, questi tempi si allungano, questi tempi diventano biblici, beh, c'è davvero da preoccuparsi. Da preoccuparsi, perché poi a pagare sono le aziende a rimetterci, e insieme alle aziende, per riflesso, i lavoratori. Se io avanzo 30.000 euro dal comune X e non vengo pagato, io azienda, e non vengo pagata, automaticamente non posso pagare i miei dipendenti e si crea un circuito vizioso. L'aspetto è che la situazione è precipitata perché, come si legge dai dati, nel 2017 siamo passati dai tempi da 95 a 104 giorni. Questo è l'aspetto inquietante. Se prima la pubblica amministrazione saldava in 95 giorni, i dati del 2017 dicono che salda in 104 giorni. E questi dati ci sono stati forniti dal Centro Studi Impresa Lavoro su elaborazione dei dati Banca d'Italia, Eurostat ed Intrum Justitia. Ricordiamo che alcuni anni fa si sforò abbondantemente e si arrivò addirittura a 131 giorni, per cui tra il 2015 e il 2016, sotto la minaccia di una procedura europea, il governo dovette dare una regolata e così passare dai 131 giorni di attesa, che era la cifra, il boom che purtroppo si era registrato, si scese a 95. Ora nel 2017, ora siamo nel 2018, ma con riferimento ai dati del 2017, da questi 95 giorni rispetto ai quali si era riusciti ad arrivare, dagli originari 131, siamo ripiombati nel caos, nell'inferno, e siamo a 104 giorni. Delle cifre che veramente fanno dell'Italia, del nostro paese, il fanalino di coda rispetto agli altri paesi europei. Siamo più lenti a pagare di 18 giorni rispetto al Portogallo, di 31 rispetto alla Grecia, di 44 rispetto al Belgio, di 48 rispetto alla Spagna, 49 rispetto alla Francia, 61 rispetto all'Irlanda, 71 rispetto alla Germania e 78 rispetto al Regno Unito. Quindi, ricapitolando, ora siamo passati da 95 a 104 giorni. L'aspetto grave è che il cosiddetto governo del cambiamento, il governo giallo-verde, Lega e Movimento 5 Stelle, nulla, non si sta preoccupando proprio di questo problema. Infatti il Centro Studi Impresa Lavoro si è rivolto all'esecutivo, ma non ha avuto alcun riscontro, assolutamente. Questo, non c'è stato un piano, un'idea, ecco, da parte di questo governo per fare fronte a questa situazione gravissima. E ne servono i pannicelli caldi, nel senso di dire: vabbè, ma
ora magari cerchiamo di accomodare un po' la cosa, la pubblica amministrazione paga i debiti pregressi. Non basta, non serve a nulla, perché tu paghi i debiti pregressi, però contemporaneamente se ne stanno formando di nuovi e quindi praticamente siamo al punto siamo al punto da capo, nel senso che appunto noi abbiamo una situazione, abbiamo un cancro, tu tagli una parte di area neoplastica, però ce n'è altrettanta che sta crescendo, che sta sviluppandosi, per cui praticamente non abbiamo risolto nulla. E veniamo avviluppati e il privato viene avviluppato dalla pubblica amministrazione. Però che strana la vita, Se tu ritardi a pagare una tassa, se c'è un'omissione, se c'è una qualsiasi omissione, colposa o dolosa, lo Stato sta col fucile spianato nei tuoi confronti. Poi lo Stato può fare i comodacci propri. Quindi, se io non pago una tassa, entro tot, scatta la mora, scatta quello che scatta. Se lo Stato se ne frega altamente e aspetta 104 giorni per pagarti, quindi stiamo parlando di un mese e oltre e mezzo in buona sostanza, tutto va bene, non succede nulla. Questa è l'amarezza, l'assurdità. E ripeto, la cosa più grave è che il cosiddetto governo del cambiamento nulla fa in questa direzione. Per carità, abbiamo parlato di una situazione del 2017, questo governo si è insediato nel 2018, però dinanzi a una situazione del genere tu devi porre dei rimedi, quantomeno devi fare un piano, un programma, devi avere un progetto, nulla. E è scontato dirlo, lo Stato cattivo pagatore è un costo vivo per le imprese che si devono indebitare e che devono quindi ricorrere al credito. Perché le imprese, se non ricevono soldi dallo Stato, comunque devono andare avanti, devono pagare i dipendenti, devono comprare le materie prime. E per avere liquidità, che cosa devono fare, visto che lo Stato non paga? Devono rivolgersi al credito e si indebitano. Ma io dico, quando vedo l'Italia, i tempi di attesa che riguardano l'Italia e quelli degli altri paesi europei, io dico che l'Italia è un paese del terzo mondo. Cioè noi rispetto al Regno Unito siamo ritardatari di 78 giorni, sapete cosa significa? Cioè siamo ritardatari di un mese e 18, di 2 mesi e 18 giorni. Due culture diverse. Lì uno Stato che rispetta i cittadini, qui uno Stato che se ne fotte dei cittadini. Signori leghisti, voi che dite di essere vicini alle imprese, signori del Movimento 5 Stelle, voi che dovevate difendere i cittadini, il Presidente del Consiglio Conte doveva essere l'avvocato degli italiani, l'avvocato dei cittadini, alla faccia. 104 giorni, se tutto va bene, perché una pubblica amministrazione paghi un privato. Il privato è carne da macello stritolato dal polipo rappresentato dalla pubblica amministrazione. Che piaccia o no questo discorso, lo dicono i numeri. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.